Nel cuore dell'Italia c'è una terra che incanta, le Marche. Con un fascino inconfondibile, indimenticabile, con i suoi forti colori, un luogo tutto da scoprire. Una regione che dopo secoli ancora racconta la storia di una vicenda spirituale che sembra saldare in un'unica aspirazione santità e terra, vocazione e bellezza. Sentieri, eremi, conventi, chiese continuano a rendere viva la presenza di Francesco di Assisi. Il francescanesimo poi, nel corso dei secoli, ha contribuito ad arricchire le Marche con un vasto patrimonio storico, culturale, artistico, religioso e le tante opere caritative. Francesco, figlio di Pietro di Bernardone e di Donna Pica, nel 1206 si convertì. Lo sguardo dolce del crocifisso di San Damiano segnò per sempre la sua vita. Le parole di Gesù entrarono nel suo cuore. «Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo». E vieni, seguimi. Non prendete nulla per il viaggio, né bastone né sacca, né pane né denaro, e non portatevi due tuniche. Francesco si spogliò di tutti i suoi beni facendosi povero. Ad Assisi nel 1199 il console Tancredi aveva fatto scrivere su porta d'archetto questa frase: «Questa è la porta per la quale si va nella Marca». Francesco, con frate Egidio, a piccole tappe, fermandosi presso chiese solitarie e abbandonate, si diresse verso le Marche per annunciare il Vangelo. La prima missione di Francesco nel 1208-1209 lo portò nella bella e laboriosa Fabriano, oggi nota per la produzione della carta e per la filigranatura dei fogli. A Valle Remita, frazione di Fabriano, dove vi era un antico cenobio benedettino, Francesco vi trovò un luogo di pace. Lui amava la solitudine, come un uccello ama il suo nido. Una sorgente donava acqua cristallina e abbondante, come una fonte di misericordia da cui sgorga pace. Vicino a Fabriano c'era anche la chiesetta di Civita. Francesco si recava per confessarsi dal pievano Don Raniero. Oggi a Valle Eremita, nella quiete della natura, con il candore della pietra nel fitto bosco di Faggete, spicca l'eremo di Santa Maria di Val di Sasso, la Porziuncola delle Marche. L'eremo di Santa Maria di Val di Sasso, di Valle Remita di Fabriano, recentemente restaurato dalla Regione Marche, che è proprietaria, è un luogo di accoglienza. Tanti vengono qui a cercare la pace, a cercare il silenzio, la fraternità dei frati, a rivedere la copia del Polittico di Gentile da Fabriano, a sentire qui attorno il fruscio delle foglie, il canto degli uccelli, lo scorrere dell'acqua, le foglie che si muovono. Qui, grazie a questo silenzio, è possibile gustare la fraternità del creato come la fraternità dei frati, la comunione con Dio come la gioia della vita, nella piccola chiesetta dell'eremo oppure nei sentieri del bosco, è possibile sentire la gioia della vicinanza con Dio, del ritrovare se stessi. Come Francesco 800 anni fa ha trovato qui la gioia e la pace, così per tanti è possibile qui trovare la gioia
il silenzio e la pace del cuore. Nel 1210 Francesco passò a visitare gli eremi di Valle Eremita di Fabriano e, inoltrandosi nella valle dell'Esino, giunse a Favete, nei pressi di Apiro. Venne accolto dai monaci benedettini, che generosamente gli assegnarono un'area dipendente dal castello di Favete, dove Francesco fondò una chiesa e un conventino. Proseguendo verso Ancona, passò per Staffolo, oggi famosa per il vino verdicchio. Scendendo verso il fiume Musone, insieme a frate Egidio, dalla parte del colle che dà verso Cingoli, nella contrada delle Crocette, i due frati sentirono forte il desiderio di dissetarsi. Trovarono una fonte, pregarono il Signore per il dono di sorella acqua e scaturì una fonte prodigiosa. Nel 1244 Crescenzo d'Aiesi, ministro provinciale delle Marche e poi generale dell'ordine francescano, vi fece apporre una lapide che diceva: «Questa acqua fece scaturire la preghiera di San Francesco orante insieme frate Egidio nell'anno del Signore 1210». Laudato sì, mi Signore, per sora nostra Madre Terra, la quale ne sustenta et governa, et produce diversi frutti, con coloriti flori et erba. Laudato sì, mi Signore, per Soracqua, la quale è molto utile, et umile, et preziosa, et casta. Papa Francesco, nella enciclica Laudato Si, ci ricorda: «Questa sorella protesta per il male che le provochiamo, a causa dell'uso irresponsabile e dell'abuso dei beni che Dio ha posto in lei. Siamo cresciuti pensando che eravamo suoi proprietari e dominatori, autorizzati a saccheggiarla. Dimentichiamo che noi stessi siamo terra. Il nostro stesso corpo è costituito dagli elementi del pianeta. La sua aria è quella che ci dà il respiro e la sua acqua ci vivifica e ristora. La sfida urgente di proteggere la nostra casa comune comprende la preoccupazione di unire tutta la famiglia umana nella ricerca di uno sviluppo sostenibile e integrale, poiché sappiamo che le cose possono cambiare. L'umanità ha ancora la capacità di collaborare per costruire la nostra casa comune». Francesco, nel 1212, a 6 anni dalla sua conversione, si recò ad Ancona, la città dorica, la porta d'Oriente. Il mare apparve ai suoi occhi di una bellezza infinita, aprendo il suo cuore ad orizzonti sconfinati del mondo lontano. Il suo desiderio era di recarsi in Siria a predicare il Vangelo, anche a costo del martirio. Ma il vento avverso fece dirottare la nave verso Schiavonia, a pochi chilometri da Spalato. Dovette così ritornare ad Ancona. Gesù ha inviato i suoi discepoli a portare a tutti l'annunzio del Vangelo. È una proposta di fronte a cui ogni uomo e donna, con la sua libertà, può accoglierlo o rifiutarlo. Nella Evangelii Gaudium, Papa Francesco ha scritto: «La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Con Gesù Cristo sempre nasce e rinasce la gioia».
Francesco parte infiammato nel cuore, non parte con un libro in mano, sa benissimo che è la sua esemplarità di vita ad essere contaminante, a creare attrazione, a mettere in discussione. E quindi Francesco sa che molti non leggeranno il libro del Vangelo, ma leggono il suo stile di vita, il modo di porsi, il modo di stare insieme agli altri. E in questo senso anche qui un'attualità molto forte in un mondo dove siamo sommersi dalle notizie, siamo sommersi dall'informazione, siamo sommersi dai social. Francesco ripropone con forza la forza della vita. Lasciato il mare di Ancona, Francesco continuò la sua predicazione in altri luoghi. Passò anche per San Severino Marche, sulla via che dalla Flaminia, a Nocera Umbra, portava lungo la strada settempedana verso Osimo e Ancona. San Severino Marche, città ricca di storia, di cultura e di bellezze artistiche, oggi porta le ferite aperte del sisma del 30 ottobre del 2016, ma con la sua forza e tenacia è pronta a risorgere ancora più bella. A San Severino Francesco incontrò Pacifico, il famoso re dei versi, grande cantautore di quel tempo, per questo incoronato da Federico II, e che poi, per Francesco, musicò il Cantico di Frate Sole. Fra Pacifico d'Alisciano fu tra i frati il più vicino a Francesco. Fu lui a vedere un grande Tau illuminare meravigliosamente e con grande varietà di colori la fronte di Francesco. Il Tau venne usato spesso da Francesco per firmare alcuni suoi scritti. La musica è un insieme, certamente, un insieme di suoni, di canti, ma come la luce è formata da tanti elementi, è formata da canto, da melodia, è formata da ritmo, è formata da armonia. E questo io l'ho constatato stando 26 anni a Gerusalemme, sia nel servizio liturgico come insegnando. E allora ho visto questo grande potere della musica. Ognuno ha in sé un canto. I musulmani hanno, per esempio, questo suono. Gli ebrei hanno un altro suono. Ma messi tutti insieme formano una armonia. I cristiani soprattutto sono elemento d'unione, e quindi ho visto il grande potenziale della musica che abbiamo cantato anche in chiesa, fatto musica con i musulmani, con gli ebrei. Allora, ricordando Fra Pacifico di San Severino, che è stato il cantore insieme a San Francesco del Cantico delle Creature, vorrei fare qualche cosa proprio a San Severino Marche, dove la gente è terremotata, dove la gente ha bisogno di essere confortata, di credere in qualche cosa, di mettersi insieme, non per piangere, ma per cantare, per ascoltare i giovani capaci di tirar fuori dalle lacrime, dalle ferite, di tirar fuori qualche cosa di buono. Non c'è cosa migliore umanamente che questa di cantare, di lodare, di fare musica insieme. Questa è una cosa che conforta e socialmente, insomma, dà coraggio, dà impegno, dà un futuro, dà amicizia. Nel 1213 Francesco si recò a predicare a San Leo. Allora la città si chiamava Montefeltro e faceva parte della Marca Anconetana. Sullo stemma attuale della città è raffigurato San Francesco che predica all'ombra di un leccio. Francesco arrivò in città mentre c'era la festa per l'investitura di un nuovo cavaliere. In questo contesto annunciò il Vangelo alla folla presente in un modo del tutto originale, mettendo in evidenza come la gloria umana e l'amore terreno sono illusioni. Nelle lodi all'Altissimo, Francesco scrive: «C'è solo un bene, che è tutto il bene,
il sommo bene, il Signore Dio vivo e vero. E a quei cavalieri riuniti a San Leo parlò così profondamente attorno al tema: «Tanto è quel bene che io mi aspetto, che ogni pena mi è diletto», che tutti si sentirono toccare il cuore. Questa pienezza di vita, essere abitati dalla presenza del Signore Gesù Cristo, ed è una conseguenza più che un'iniziativa, è la conseguenza dell'essere raggiunti, incontrati, abbracciati, amati, travolti direi, dall'amore di Dio. È una rinuncia che viene in realtà molto spontanea e direi quasi in maniera, così sembrerebbe strana, poco faticosa, perché significa semplicemente rispondere a una bellezza che ti conquista, che ti riempie e dalla quale non puoi esimerti. Alla predicazione di Francesco, un certo signore Orlando gli promise di dargli in dono il Monte della Verna in Toscana, luogo di silenzio e di fascino della natura. Francesco giunse nella Marca di Ancona per una quinta volta nel 1215, quando attraversò la valle montana del Chienti fino a Ponte La Trave, dove c'era un antico lebbrosario che il poverello visitò. Il luogo, dopo il passaggio di Francesco, fu abitato dal beato Bentivoglio da San Severino, dove assisteva un lebbroso. San Francesco ha iniziato la sua esperienza abbracciando un lebbroso. E seguendo l'esempio suo, i francescani si sono sempre posti la domanda: ma chi sono i lebbrosi oggi? E i frati minori francescani delle Marche hanno risposto a questa domanda, eravamo nel giubileo del 2000, che oggi il lebbroso qui nelle Marche poteva essere un malato di essere, perché nella nostra società, come il lebbroso era escluso allora, in quel tempo, ma oggi è escluso dalla nostra società. E allora abbiamo pensato, proprio come segno concreto di accoglienza e di vicinanza al messaggio di Francesco, di aprire questa casa, che abbiamo voluto appositamente chiamare il Focolare, perché il Focolare è il segno dell'accoglienza, della famiglia, e abbiamo voluto come segno presentare che non è tanto un'accoglienza, una cura di una persona in difficoltà, ma una famiglia che accoglie, che vive il calore della famiglia, che sta insieme a noi, perché il calore di una famiglia cura più di tante medicine. Il cammino di Francesco da Ponte La Trave continuò per Roccabruna di Sarnano, dove i potenti signori di Brunforte vollero costruirgli un piccolo convento che fu da lui abitato insieme ai primi compagni delle Marche. Qui videro la luce, agli inizi della metà del 1300, gli Actus Beati Francisci, ovvero i fioretti di San Francesco. Il 17° capitolo dei fioretti ha per ambientazione l'eremo di Roccabruna, con la folta selva che lo circonda. Con il Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi sta all'inizio della letteratura italiana. Ma non solo con il Cantico delle Creature, abbiamo anche la sua testimonianza attraverso i fioretti, che nascono proprio qui nelle Marche, e nella Biblioteca Francescana di Falconara Marittima, che conserva oltre 60.000 volumi, è conservato un fondo speciale dedicato ai fioretti di San Francesco. Tra questi, una delle edizioni più antiche è quella stampata a Firenze nel 1489. Oltre questo, ovviamente, la biblioteca conserva un patrimonio molto ampio, tra cui vale la pena di ricordare i Codici di San Giacomo della Marca, che sono indubbiamente uno strumento di studio per la cultura marchigiana, anche se non solo marchigiana, e che attirano numerosi studiosi presso la biblioteca, che è di fatto uno deposito della memoria collettiva, non solo francescana, ma internazionale.
Tra le molteplici fonti archivistiche conservate presso la Biblioteca Francescana di Falconara relative alla storia dei conventi francescani della Marca, le più antiche e di recente scoperta sono delle pergamene conservate precedentemente presso il convento delle Clarisse di Potenza Picena, convento di San Tommaso. Queste del XIII secolo sono state di recente acquisite dalla biblioteca. La più antica è una pergamena che contiene un'indulgenza plenaria concessa dal pontefice Bonifacio VIII nel 1297. Una bolla, come si dice tecnicamente, caratterizzata da una serie di bellissimi sigilli pendenti da un filo serico. Queste pergamene aiutano a descrivere e a capire l'importanza della storia francescana nelle Marche e la ricchezza documentaria conservata presso i conventi attestatisi nel territorio. Nel fondo della biblioteca di Falconara Marittima abbiamo parte della collezione di manoscritti di Giacomo della Marca, il grande predicatore francescano di Montebrandone del 1400. Giacomo ebbe diverse missioni diplomatiche all'estero, nell'est Europa, e abbiamo una testimonianza unica. Conserviamo un manoscritto all'interno del quale ci sono degli estratti del Corano che Giacomo ha fatto ricopiare e che servivano nella predicazione. La biblioteca di Giacomo della Marca era così preziosa che chiese l'intervento del Papa per la sua conservazione. Pio II scrisse una bolla dove intimava a tutti coloro che non avessero restituito i libri una scomunica. Tommaso da Celano annota nella sua opera Vita Prima che nel tempo in cui, come si è detto, siamo nel 1215, predicò agli uccelli, il venerabile padre Francesco, percorrendo città e villaggi per spargere ovunque la semente di benedizione, arrivò anche ad Ascoli Piceno. In questa città annunciò la parola di Dio con tanto fervore che tutti, pieni di devozione per gloria del Signore, accorrevano a lui desiderosi di vederlo e ascoltarlo. Nessuna città accolse Francesco con tanto entusiasmo come Ascoli, antica capitale dei Piceni. Nella chiesa di San Gregorio si conserva uno dei più antichi affreschi raffiguranti la predica agli uccelli. Il primo entusiasmo francescano degli ascolani si tradusse in frutti stupendi di preghiera, dottrina ed arte. Venne costruito il convento con due chiostri e la chiesa di San Francesco, che essendo stata realizzata nell'arco di 300 anni, ha uno stile che trascolora dal gotico al rinascimentale, donando una suggestione spirituale metafisica. È il monumento più grandioso che i frati minori hanno innalzato nelle Marche a Francesco, secondo nel mondo alla Basilica Superiore di Assisi. Sant'Antonio in Campo Parignano, San Francesco e l'Annunziata sono i monumenti più insigni del francescanesimo marchigiano. Volendo tracciare un itinerario delle località marchigiane dove ancora oggi è possibile vedere delle opere d'arte che riguardano San Francesco, i luoghi francescani, io inizierei questo percorso con un ciclo di affreschi molto importanti che si conservano nella chiesa di San Francesco a San Ginesio, opere realizzate intorno al 1380 da un pittore di formazione marchigiano riminese che ha preso spunto dalle storie dipinte nella Basilica Superiore di Assisi che rappresentano un modello normativo per tutta l'iconografia francescana. Trattandosi di un santo che ha legato il suo nome a varie località delle Marche, non si può non ricordare anche l'importanza degli insediamenti francescani di Ascoli Piceno e di Fermo, dove si appunto conservano due chiese gotiche, la chiesa di San Francesco ad Ascoli e la chiesa di San Francesco a Fermo, che rappresentano un'importantissima testimonianza dell'architettura gotica promossa dai francescani. Passando al Rinascimento,
uno dei capolavori destinati ad una delle chiese francescane della nostra regione è certamente la grande pala d'altare di Tiziano, raffigurante le stimmate di San Francesco, che rappresenta una delle opere che sono spesso richieste in grandi mostre internazionali e ambasciatrici dell'arte francescana nel mondo. Moltissimi sono anche le testimonianze legate all'arte che si esprime attraverso i codici miniati, per esempio. Quindi possibile, muovendosi appunto nei vari luoghi delle Marche dove San Francesco ha predicato, individuare ancora oggi le testimonianze artistiche che ci fanno riflettere sulla modernità del pensiero di Francesco e sulla capacità dei francescani di avvalersi dell'arte come di uno strumento attraverso cui educare non soltanto ai valori morali propugnati da San Francesco, ma anche alla bellezza del popolo. Tra i frati insigni di Ascoli Piceno, oltre che Girolamo Masci, primo papa francescano con il nome di Niccolò IV, va ricordato il beato Marco da Montegallo, discepolo di San Giacomo della Marca, iniziatore e propagatore dei primi monti di pietà. Una istituzione finanziaria senza scopo di lucro che erogava prestiti di limitata entità, una specie di microcredito a persone in difficoltà, fornendo loro la necessaria liquidità. Le aree interne della nostra regione sono state caratterizzate da un forte spopolamento. Bisogna tutelare questi territori e in questa logica economia e lavoro risultano essere fondamentali, ma un'economia sana al servizio della vita. L'esempio che ci dà San Giacomo della Marca fondando i Monti di Pietà è evidente in questa prospettiva. Aiuta chi ha bisogno. E nella nostra facoltà di economia, Giorgio Fu, abbiamo presentato un libro, Questa economia uccide, dove c'è un'intervista a Sua Santità, che mette al centro il tema dell'etica. Noi diciamo che nel nostro Ateneo dobbiamo formare non solo manager, non solo medici, non solo ingegneri, ma soprattutto gli uomini, perché l'uomo va sempre recuperato, la centralità della persona. Papa Francesco ha scritto nella Laudato Si: «Oggi, pensando al bene comune, abbiamo bisogno di un modo ineludibile che la politica e l'economia, in dialogo, si pongano decisamente al servizio della vita, specialmente della vita umana. Il grido dei poveri, ha scandito Papa Francesco, diventa ogni giorno più forte, ma ogni giorno meno ascoltato, sovrastato dal frastuono di pochi ricchi, che sono sempre di meno e sempre più ricchi. Il credente tende la mano, come fa Gesù con lui». Era il 13° anno dalla conversione di Francesco, quando nel 1219 si recò ad Ancona, la bella città dorica, la porta d'Oriente per le sue origini greche, per imbarcarsi insieme a 12 confratelli dall'antico porto vicino all'Arco di Traiano per recarsi in Siria. Nella città diede il via alla fondazione di un convento nel Colle a Stagno, in un luogo denominato poi San Francesco ad Alto. Secondo la tradizione, Francesco sarebbe partito dal porto di Ancona il 24 giugno 1219. Era in corso la Quinta Crociata e c'era il divieto del Papa di recarsi in Terra Santa. Giunto a San Giovanni d'Acri, oggi Acco, proseguì per Damietta, in Egitto, sede principale e simbolo di potere musulmano, dove incontrò il sultano Al-Malik Al-Kamil. Francesco portò con sé frate illuminato. Camminò disarmato e con la fiducia in Dio per annunciare il Vangelo al sultano. Nell'incontro avvenuto, cosa si siano detti e in che lingua, rimarrà sempre un mistero. Certo, il sultano ricevette Francesco con benevolenza. Ne ammise l'ardore e l'autenticità della vocazione quando l'Assisiate gli propose la celebre Ordalia del Fuoco, come Giotto ha dipinto negli affreschi di Assisi. Di che parlarono? Certamente di Dio, del Dio onnipotente degli ebrei, dei cristiani e dei musulmani. Nell'incontro lo stile di Francesco è stato sempre quello di non attaccare nessuno, non polemizzare, ma restare umili e riservati testimoniando Gesù Cristo. Essere in ogni situazione portatori di pace con la logica del Vangelo.
Dalla leggenda dei tre compagni leggiamo che San Francesco ha detto: «La pace che annunziate con la bocca, abbiatela ancor più copiosa nei vostri cuori. Non provocate nessuno all'ira o allo scandalo, ma tutti siano attirati alla pace, alla bontà, alla concordia della vostra mitezza». 8 secoli dopo, Papa Francesco si è recato ad Abu Dhabi, dove ha incontrato l'imam Al-Azhar Ahmad Al-Tayeb. Firmando il documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza civile. Con animo riconoscente al Signore, nell'ottavo centenario dell'incontro tra San Francesco di Assisi e il sultano Al-Malik Al-Kamil, ho accolto l'opportunità di venire qui come credente assetato di pace, come fratello che cerca la pace con i fratelli. Volere la pace, promuovere la pace, essere strumenti di pace, siamo qui per questo. Il logo di questo viaggio raffigura una colomba con un ramoscello di olivo. È un'immagine che richiama il racconto del diluvio primordiale, presente in diverse tradizioni religiose. Secondo il racconto biblico, per preservare l'umanità dalla distruzione, Dio chiede a Noè di entrare nell'arca con la sua famiglia. Anche noi, oggi, nel nome di Dio, per salvaguardare la pace, abbiamo bisogno di entrare insieme, come in un'unica famiglia, in un'arca che possa solcare i mari in tempesta del mondo, l'arca della fratellanza. San Francesco era partito 800 anni fa in un contesto di guerra. C'erano le crociate, era una contrapposizione forte. E San Francesco ebbe il coraggio di partire non da crociato, per incontrare, parlare, dialogare, ecco. E in quel modo conquistò, in certo senso, il sultano. Fece quello che la spada non poteva ottenere a suo tempo. Oggi siamo in circostanze assolutamente diverse, ma con stati d'animo che non sono poi così dissimili, di paura, di contrapposizione, di narrative diverse. Ecco, siamo chiamati a ripercorrere le stesse esperienze di Francesco, cioè di imparare a dialogare, di incontrare l'altro, che non significa condividere. San Francesco e Soltano non condivisero le loro opinioni, ma si rispettarono. Ecco, imparare nel dialogo a riconoscerci e ad accoglierci ciascuno nella propria identità. Porto nel cuore la visita che ho appena compiuto negli Emirati Arabi Uniti e la colorosa accoglienza che ho ricevuto. Un paese dove si cerca di trasformare in fatti e iniziative concrete le parole tolleranza, fratellanza, rispetto reciproco, libertà. Ho visto che anche nel deserto i fiori germogliano e crescono, e sono tornato a casa con la speranza che tanti deserti nel mondo possano fiorire. Lo credo possibile, ma solo se cresciamo insieme, l'uno a fianco all'altro, con apertura e rispetto, disponibili a farci carico dei problemi di tutti, che nel villaggio globale sono i problemi di ciascuno. Sono di origine siriana, arrivato nelle Marche nel 1973, ho operato come medico, tutti i miei figli sono nati nelle Marche e anche i miei nipoti sono nati nelle Marche, e nelle Marche abbiamo avuto l'accoglienza e abbiamo dato la disponibilità, la gente si è trovata bene, sia i musulmani che i cristiani. Noi abbiamo creato quello che è chiamato la moschea aperta per ricevere la gente, e come oggi abbiamo trovato le chiese aperte per ricevere i musulmani. Credo che anche San Francesco non pensava che dopo 800 anni si ricorda questo suo evento, ma il dialogo continua e deve continuare. Oggigiorno più che mai gli uomini di pace, gli uomini religiosi, hanno il dovere di unire la gente
contro tutto il male esistente. Francesco rimase in Terra Santa fino al 1220, anno in cui ritornò all'isola del deserto di Venezia e con una imbarcazione fino al porto di Ancona. Il viaggio di Francesco da Ancona in Terra Santa e il ritorno danno il vanto alla città non solo di essere la porta di Oriente per le sue origini greche, ma anche la via della pace, avendo visto partire e tornare Francesco, pellegrino di pace. La sua presenza in città è continuata nei secoli non solo nelle opere monumentali come la chiesa e il convento di San Francesco alle Scale, ma anche attraverso opere caritative, tra cui la mensa per i poveri tenuta dalle suore francescane della Carità, meglio conosciute come le suore di Padre Guido, che ogni giorno accolgono alla mensa i poveri del nostro tempo sull'esempio di Francesco, povero con i poveri. Più di 80 anni fa, nel 38, Padre Guido, che era un francescano innamorato di San Francesco, vedendo tanta povertà intorno, ha creduto di dare risposta, diciamo, a questi poveri, perché il Vangelo dice: ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, ho avuto sete. E quindi lui si è dato da fare, si è rimboccato le maniche con tante persone che l'hanno aiutato, ha fondato questa mensa con altre opere. E oggi continuiamo quest'opera, la mensa è aperta tutti i giorni e vengono circa più di 70 persone, perché tra il pranzo, i panini, qualche asporto, così ogni giorno cerchiamo di dare risposta a queste persone per il cibo e anche come punto di riferimento per altre necessità, per quello che si può. Chiaramente non si può tutto, però facciamo, ecco, tutto. E quello che è importante è che tante volte questi poveri ci danno anche una lezione, anche di fede, di speranza. E quindi non è solo quello che noi diamo, ma è più forse sicuramente quello che riceviamo, perché appunto è dando che si riceve, come dice il Vangelo, San Francesco. Oltre alla mensa, noi abbiamo un'accoglienza per donne in difficoltà, perché questa è appunto una casa aperta. Quindi per noi l'accoglienza è molto importante, soprattutto in situazioni di emergenza, di difficoltà. Quindi ci sono donne che hanno subito violenza, sfratti di famiglie. Per noi questo è molto importante, avere il cuore aperto e essere un punto di riferimento per chi bussa alla nostra porta. Da Ancona, secondo la tradizione, Francesco passò per il Monte Conero vedendo la bellissima chiesa di Santa Maria di Portonovo, prezioso esempio di architettura romanica delle Marche, nello scenario naturale di suggestiva bellezza della riviera del Conero. Passò per Sirolo, dove sempre secondo la tradizione Francesco piantò due bagolari, alberi della famiglia degli Olmi, dai cui frutti vengono ricavati i grani per le corone dei rosari. Continua il cammino di Francesco in terra anconetana, proseguendo per Osimo in compagnia di frate Paolo. Riferisce Tommaso da Celano nella Vita Prima che Francesco incontrò nella campagna un pastore che pascolava il suo gregge di montoni e capre. In mezzo al branco c'era una sola pecorella che tutta quieta e umile brucava l'erba. Appena la vide, Francesco si fermò e quasi avesse avuto una stretta al cuore, pieno di compassione, disse al fratello: «Vedi quella pecorella sola e mite tra i caproni? Il Signore nostro Gesù Cristo, circondato e braccato dai farisei e sinedriti, doveva proprio apparire come quell'umile creatura. Per questo ti prego, figlio mio, per amore di lui, sii anche tu pieno di compassione. Compriamola e portiamola via da queste capre e da questi caproni». Non avendo nulla per poterla comprare, sopraggiunse un mercante che offrì loro il prezzo necessario. La pecorella venne affidata poi alle claustrali di San Severino, che ne ebbero cura. E poi, con la lana ricavata, ne tessero una tonaca che mandarono a Francesco.
La collina su cui sorge Osimo fu contesa nel tempo da diversi popoli, dai Piceni ai Greco-Siculi, dai Galli Senoni ai Romani. Grazie alla sua posizione strategica, divenne un'importante colonia romana, l'antica Auximum, a controllo delle vie di transito fra l'entroterra e il mare. Ad Osimo oggi vi è il monastero di clausura delle monache Clarisse, luogo di silenzio, di contemplazione e di preghiera. Rinunciando alle mie sicurezze, ho trovato l'unica sicurezza nella vita che è Gesù. E per me non c'è nient'altro di più bello al mondo che stare con Lui, ascoltare la Sua voce nel mio cuore, seguirlo e servirlo nel silenzio, nella preghiera e nella povertà. E in realtà non divento più povera, ma divento più ricca, perché non solo Lui mi dà tutto, ma Lui diventa il mio tutto, Lui diventa lo scopo per cui mi alzo ogni mattina e per cui sono felice. Diventa la realizzazione piena della mia vita. Non trovo altra risposta nella mia vita che Gesù. Sono Suor Maria Caterina, vengo da Marsala, quindi dalla Sicilia. Siamo in monastero non per noi stesse, è un apostolato che svolgiamo attraverso la preghiera. Santa Teresa di Gesù Bambino diceva che con l'amore abbracciava tutti i tempi e tutti i luoghi. Possiamo ben dire che noi con la preghiera abbracciamo tutti i tempi, tutti i luoghi e ogni persona. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Altra presenza francescana ad Osimo è il santuario di San Giuseppe da Copertino, santo francescano, meta continua di pellegrini che fanno attraverso il sacramento della confessione l'esperienza della misericordia di Dio e della sua mitezza. In questo santuario osimano da 800 anni vivono i frati di San Francesco, che cercano di seguire il suo stile di vita evangelico, la sua presenza mite e riconciliante. Molti pellegrini, diverse migliaia di pellegrini, arrivano ogni anno qui per incontrare Francesco, Giuseppe da Copertino, che qui ha vissuto e qui ha seminato con la sua presenza mite e obbediente e riservata, davvero vivendo nel nascondimento, una sequela di Gesù, mite e umile di cuore. La mitezza che noi cerchiamo di dare è quella di incontrare l'uomo soprattutto nel sacramento della riconciliazione, annunciando e portando a tutti la pace del Signore attraverso il sacramento della riconciliazione, ma anche attraverso l'ascolto, che qualche volta sfocia nel sacramento, qualche volta rimane soltanto ascolto, ma è un servizio che ci sembra importante per aiutare l'uomo a ritrovare se stesso e a ripartire da Osimo riconciliato e rasserenato interiormente. Dopo il 1220 Francesco non torna più nelle Marche, ma questa terra gli rimane nel cuore, come lui resta nel cuore dei marchigiani che si sono visti avvicinati in un modo nuovo, con amicizia e fraternità. Quante persone ha incontrato Francesco in questa terra se facciamo un cammino a ritroso velocemente? Il pievano Don Raniero a Fabriano, il vescovo di Osimo, i potenti come Brunforte a Roccabruna e Orlando a San Leo, poeti come Pacifico a San Severino Marche e universitari come Rizziero da Muccia e Pellegrino da Falerone e tanti altri. Ogni incontro è stato una parabola di amicizia, fedele nel tempo come un testamento.
Il passaggio di Francesco nelle Marche ha lasciato il profumo di santità e della bellezza, e il cielo si è riempito di sereno di giorno e di stelle luminose la notte. Le chiese, i monasteri, i conventi, gli affreschi, i dipinti, i canti di lode, le preghiere come l'Angelus sono segni di una presenza continua di Francesco nelle Marche, che potremmo dire rimane la terra più francescana di ogni altra. I piedi nudi di Francesco che hanno camminato su questa terra e che si sono bagnati nelle acque del mare, imbarcandosi da Ancona per andare in Oriente, sono segni di povertà, di umiltà e semplicità evangelica che sempre conquista i cuori. La benedizione che Francesco diede a Frate Leone, ora la continua a dare a noi, uomini e donne del terzo millennio. Il Signore ti benedica e ti protegga, mostri a te il suo volto e abbia misericordia di te, rivolga verso di te il suo sguardo e ti dia pace. I sentieri francescani nelle Marche sono un invito a camminare fisicamente e spiritualmente, portando con sé e dando il saluto francescano pace e bene. È l'augurio per essere in questa terra e ovunque strumenti di pace.